migliori della corrida. Buon Natale, fatemi un portico. Iniziamo fantasticamente, come sempre, eccoci qua. Ti sento? Dicevo buon Natale, perché con la Covid è sempre Natale e c'è sempre voglia di festeggiare, di divertirsi. Anche quest'anno siete in tanti, è una bella soddisfazione, siete sempre molti, quindi ci piace questa cosa. Fatemi un applauso. Bravo, tanti tanti, perché ci diverte. Ok. Teniamoci per dopo, che dopo ci sarà da divertirsi. Come vedete è tornato il semaforo, quindi ci divertiamo. Allora, come sapete sicuramente la voce sarà girata, devo essere affiancato da una valletta, da una co-conduttrice. Purtroppo all'ultimo minuto mi ha detto che preferiva andare al concerto di Gigi D'Alessio a Bassano del Grappa, e quindi vabbè, a me dispiace molto, cosa vuoi che volete che vi dica? Sto qui da solo, presento da solo, mi dispiace molto e vabbè, stavo qui da solo, ecco. Elisa, ciao, cosa ci fa? Che cosa ci fa con la condizione? La scopa, dov'è? Mi hanno vicino uno sgabuzzino. Ma tu non eri da Gigi D'Alessio? Io odio Gigi D'Alessio, scusa, non lo so. No, io lo odio. A me fa piacere essere qua nonostante fossi chiuso in uno sgabuzzino. Ma chi ha avuto questa idea? Chi avrà avuto questa idea? No, io sono felice di presentare con te questa bellissima manifestazione. Immagino. Ci mancherebbe altro, anzi, quando mi hanno detto che andavi da Gigi D'Alessio, ho detto peccato, sarei voluto andarci anch'io. Ma pensaci un po'. Vabbè, quindi ci sei pure tu. Sì, sono felice. Guarda, c'è anche il mio copione, ma non ci possono ridere. Vabbè, quindi abbiamo anche te. Slegami le mani, slegami. Vabbè, ho capito. Insomma, Elisa, ci sei pure tu, vabbè. No, ma sono felice, anzi ti vedo ben vestita. Cos'è questo vestito anni 70, anni 50? Cos'è?